Benvenuti in questo nuovo video del gruppo S2. Oggi dalla sede di San Fior presentiamo questa Volkswagen T-Roc SCR Style Blue Motion Technology. L'illuminazione, come possiamo vedere nella parte anteriore, è a LED e abbiamo questo profilo nella parte inferiore che fornisce ancora più carattere a quest'auto. La colorazione è nero perlato, troviamo dei cerchi in lega da 17 pollici, gli specchietti apribili e richiudibili elettricamente e le barre al tetto. Le condizioni dell'auto sono davvero ottimali in quanto è una chilometri zero immatricolata ad aprile del 2020. L'auto è lunga 4,23 m e larga 1,82 m. La motorizzazione è un 1.6 diesel da 116 cavalli con un consumo davvero ridotto dichiarato dalla casa di 4,4 litri per 100 km. Tra i vari optional abbiamo i sensori di pioggia e luci. Ora andiamo a vedere la capienza del bagagliaio. Come potete notare, anche l'illuminazione posteriore è molto particolare, la rende ancora più futuristica. Come possiamo vedere abbiamo anche questi inserti argentati davvero molto caratteristici. Andiamo a vedere la capienza del bagagliaio, che è di 445 litri, estendibile fino a 1290 litri. Come possiamo vedere, la capienza del bagagliaio è davvero ottima, essendo un crossover che va bene anche per l'utilizzo cittadino. È molto profondo, pertanto gli oggetti possono essere riposti in completa comodità. I sedili posteriori sono confortevoli. Come possiamo vedere, abbiamo anche la predisposizione per l'attacco ISOFIX, la manopola per il ribaltamento dei sedili e nel bracciolo, qui nella parte posteriore, troviamo anche due portabevande. Inoltre qui abbiamo due bocchette per l'aria condizionata dove possiamo andare a gestire l'intensità e una presa da 12 volt dove possiamo eventualmente attaccare un convertitore USB per la ricarica di dispositivi mobili. Nella parte anteriore troviamo questo volante multifunzionale che ci consente appunto di andare a gestire il display posto tra il contachilometri e il contagiri. In questa impostazione qui andiamo a gestire tutte le assistenze appunto alla guida come il lane assist, il limitatore di velocità e il front assist. Invece in questa parte qui possiamo andare a gestire quale views vogliamo. Vogliamo ad esempio le impostazioni del telefono, dell'audio, l'assistente appunto alla guida, i dati di marcia o lo stato del veicolo. Nella parte centrale della plancia invece troviamo questo display touchscreen che ci consente di gestire l'infotainment. Possiamo andare a gestire le stazioni radio, i media collegando il telefono, abbiamo l'app Connect, pertanto possiamo andare a gestire Android Auto, Apple CarPlay o Mirror Link. Possiamo andare a gestire invece delle immagini se vogliamo importare delle immagini tramite il telefono, il collegamento avviene tramite Bluetooth. Qui possiamo andare a gestire invece il veicolo, abbiamo le varie informazioni appunto del veicolo. Qui nelle impostazioni possiamo decidere se attivare eventualmente l'ESC, lo stato dei pneumatici, la gestione delle luci, dell'assistenza alla guida, gli specchietti e tergicristalli e tantissime altre invece impostazioni. Sempre nel menu possiamo andare a gestire il suono, pertanto in base al genere musicale che ci piace possiamo gestire bassi, medi, alti e altri filtri. Qui invece nella climatizzazione possiamo andare a gestire i flussi d'aria all'interno del veicolo. Nelle impostazioni invece possiamo gestire le impostazioni base. La climatizzazione è bizona, come possiamo vedere. Abbiamo anche qua a disposizione i sensori di parcheggio abbinati anche alla retromarcia. Quando andiamo appunto ad inserire la retromarcia in questo cambio manuale viene proiettata appunto l'immagine sul display centrale. Qui abbiamo due prese USB con lo spazio per collegare eventualmente dei dispositivi durante la ricarica. Abbiamo il freno a mano elettronico e l'auto hold. Qui abbiamo un porta bevande e qui un bracciolo con all'interno appunto un porta oggetti. L'auto, essendo chilometri zero, come potete vedere anche dagli inserti, dalle condizioni dei sedili, è in ottime condizioni in quanto non è mai stata utilizzata. Guardate che bello anche il display che ci si pone in mezzo al contachilometri e il contagiri. L'auto, come dicevamo prima, appunto essendo chilometri zero, è in ottime condizioni. Vi lasciamo qui il link per ulteriori dettagli o venite a vederla presso una delle nostre sedi.